Matteo 24, versetto 37. Ma come fu ai giorni di Noè, così sarà anche alla venuta del Figlio dell'Uomo. Buongiorno a tutti, buon sabato. E vi ricordate che a dicembre avevo fatto il sermone sul tema uscire dalle città e che per motivi di tempo avevo detto che avrei presentato una seconda parte in un sermone successivo? Ecco, oggi vi presento la seconda parte delle riflessioni fatte su questo tema, un tema, come già avevo detto l'altra volta, non è un tema nuovo, ma molto importante per i tempi che noi viviamo. Quindi benvenuti a tutti quanti, un saluto anche per coloro che ci seguono in streaming. Grazie per l'ennesima opportunità che mi date di poter salire qui, non ne sono assolutamente degna, ma sono onorata di poter contribuire nell'opera di Dio e quindi anche esprimere le mie preoccupazioni, i miei desideri per la mia comunità. Il tema di oggi, come dicevo di nuovo, è quindi uscire dalle città. Non importa quanto sappiamo già su questo argomento, c'è sempre qualcosa che possiamo imparare di nuovo, o quantomeno dobbiamo sempre, continuamente, far memoria di cose imparate in precedenza. Quello che farò questa mattina sostanzialmente sarà quella di ricordare brevemente quello che avevamo visto l'altra volta, integrandolo con qualche riflessione, ulteriore piccola riflessione e un esempio. Così come prima del ritorno di Gesù, noi sappiamo che Satana concentra tutte le sue forze contro le creature amate da Dio, per ingannarle, per confonderle, per scoraggiarle, per abbatterle. Così anche gli avvertimenti e i consigli di Dio diventano di maggiore importanza. Infatti, man mano che noi ci avviciniamo verso la fine, la necessità di metterci in guardia si amplia, affinché possiamo essere preparati, eventualmente anche a quella crisi che non ci fu mai stata, come quella predetta in Daniele 12. La mia intenzione questa mattina innanzitutto non sarà quella di suscitare ammirazione, esaltazione, meraviglia, sorpresa, perché non vorrei che prendessimo delle decisioni in base soltanto alle nostre emozioni, in base al momento, ma che le nostre decisioni siano riflettute, siano sincere e soprattutto che possano durare nel tempo. Allo stesso tempo, la mia intenzione non sarà nemmeno quella di spaventare, di creare del panico, della paura con questo tema, ma piuttosto sarà quello di informare di ciò che non porterà a non avere paura e panico. Quindi sarà un incoraggiamento per andare a prendere delle decisioni sagge a partire già da oggi. Oltre a questo, vorrei far notare e ricordare il privilegio che abbiamo, sia come comunità, come anche singolarmente, di essere dei testimoni, degli strumenti di testimonianza e di gloria di Dio proprio in questi tempi che viviamo. Tempi di angoscia, di immoralità, di egocentrismo. Sono tempi non facili, proprio come quelli vissuti prima del diluvio. E infatti, quando noi siamo conquistati da Dio, siamo conquistati dal suo amore, cos'è che vogliamo fare? Noi innanzitutto vogliamo conoscerlo, vogliamo anche poi semplicemente come conseguenza di questo ubbidirli, vogliamo conoscere la sua volontà e vogliamo farla. A seguito di questa decisione, infatti, noi cominciamo poi a fare un percorso con Dio, no? A incamminarci con Lui. Quindi facciamo un processo di santificazione che sappiamo che anche è fatto di tante prove. Noi abbiamo lasciato che Gesù già vinca nelle nostre vite, altre ancora no, ma tutte queste sono necessarie, ci aiutano a poco a cambiare, a diventare immagine di Dio. E so che tante volte vogliamo anche mollare la presa, mollare la nostra lotta, perché la crediamo troppo dura, crediamo alle bugie di Satana che, soprattutto ad ogni sbaglio che facciamo, ci dice non ce la faremo, non ne vale la pena.
Allora noi però, amando Dio, volendo che attraverso di noi possa essere innalzato, perché è questo che noi vogliamo quando amiamo qualcuno, e allora che cosa abbiamo bisogno di fare? Come parlavo prima, abbiamo un privilegio. Io per prima ho bisogno di farlo, prima di chiunque. Dobbiamo distogliere lo sguardo da noi stessi e vedere questi momenti che passiamo, questi momenti difficili, questi momenti inattesi, come un'opportunità per Dio di manifestarsi in tutta la sua gloria, in tutta la sua maestà, in tutta la sua potenza. Come i tre amici di Daniele nella fornace ardente, anche noi oggi abbiamo l'opportunità di mostrare che noi nella prova non siamo soli e che se Dio vuole può realizzare anche un miracolo nella nostra vita, liberandoci in modo potente. E se anche non lo facesse, noi possiamo testimoniare che continueremo lo stesso a lottare, che continueremo lo stesso ad ubbidirli. Il nostro testo chiave di questa mattina, abbiamo letto, è in Matteo 24. E come avevamo visto già nel primo sermone di dicembre, che per prepararci alla crisi finale, Gesù dà questo avvertimento, profetizza, dicendo: come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del Figlio dell'Uomo. Il popolo antidiluviano era avvertito da Dio per 120 anni attraverso il sorgere di un dono di profezia in un uomo che conosciamo come Noè. Sappiamo che in quel periodo si sono salvati poche persone, perché la maggioranza aveva non aveva alcun riguardo per gli eventi che stavano per accadere, sia perché consideravano pazzia quello che Noè stava predicando, sia per la convenienza del momento. E Gesù dice che la stessa spensieratezza avrebbe anche caratterizzato coloro che vivono prima della sua seconda venuta. E per di più abbiamo visto che anche negli ultimi tempi, quando il Figlio dell'Uomo deve tornare, Dio nuovamente susciterà un dono di profezia, a cui noi dobbiamo prestare particolare attenzione. E noi crediamo che negli ultimi tempi il dono di profezia si sia manifestato nella vita, negli insegnamenti, negli scritti di Ellen White. Questo dono di profezia non sostituisce in nessun modo la Bibbia, ma noi crediamo che grazie alla sua ispirazione noi siamo consigliati dal cielo. E vorrei già leggere una sua prima citazione, trovate nel suo libro Dalla città al campo. Satana vuole attirare gli uomini e le donne nelle città e per raggiungere il suo obiettivo inventa ogni tipo di novità, di divertimento e ogni tipo di eccitamento. Le città del mondo di oggi stanno diventando come le città prima del diluvio. Parliamo sempre di una crisi futura, di un qualche cosa che deve arrivare, che attendiamo. Sicuramente bisogna attendere e sicuramente arriverà, ma io tante volte penso che questa crisi finale noi la stiamo già vivendo. La crisi peggiore che possiamo vivere è quella che non vediamo o non riconosciamo che ci sia. Infatti, dove si svolge la guerra nelle nostre vite? La mente. Sappiamo anche contro chi, quindi, è il nostro combattimento. La mente, quindi, è il nostro campo di continue battaglie. Ci sembra poco? Avevamo visto nella scuola di sabato di settimana scorsa che la battaglia finale del gran conflitto tra il bene ed il male riguarda proprio il controllo dei nostri pensieri. E attraverso proprio la mente, attraverso i nostri pensieri, che il nemico può ingannarci, può scoraggiarci, può distrarci, manipolarci, intrappolarci. Anche le stesse battaglie fisiche non sono vinte tanto per la forza o il numero dei combattenti, ma quanto piuttosto per la loro mentalità, per la loro predisposizione, forza di volontà.
Lo stesso si può dire anche per quanto riguarda le competizioni sportive. Se la tua mente vince, tu vinci se la tua mente vince. Quindi la vittoria o la sconfitta è determinata da come tu pensi. Durante la crisi non formiamo il nostro carattere, ma lo riveliamo. E oggi infatti che dobbiamo prepararci ad avere una mente sana, una mente sottomessa a Dio, una mente, che ci piace dire, di Cristo. Cristo è un vincitore, quindi dobbiamo prepararci ad avere una mente vincitrice, la mente di un vincitore, per resistere al maligno. Un venerdì sera, nel piccolo gruppo dei giovani, qualche settimana fa, Ebenezer ha fatto una domanda ai ragazzi e ognuno ha dato una risposta. La domanda era: se Dio venisse oggi e potesse togliere qualcosa del tuo carattere o fisico, cosa vorresti lasciargli? Mi ha fatto riflettere questa domanda. Io ho pensato: qual è la cosa che condiziona tantissimo la mia vita e che mi fa allontanare da Dio, effettivamente, ed è quello che io voglio togliere? E ho detto: sono tanti pensieri non buoni che ho nella mia mente, pensieri di ogni tipo, malvagi, cattivi, perversi, tutti quei pensieri che so che mi indeboliscono, che mi tengono prigioniera, perché no, anche tutti quei pensieri di vergogna, di senso di colpa, pensieri di gelosia, di rabbia, di non valere, di impotenza. È normale quando nella mia vita Dio non prende il primo posto, i miei pensieri sono carnali, i miei pensieri sono contrari allo Spirito. Ed è per questo che io chiedo a Dio che mi tolga questi pensieri. Perché so che a quel punto la mia vita cambierebbe radicalmente. E sono questi pensieri che tante volte ci impediscono di sbocciare, di fiorire ed essere quello che vogliamo. Ritornando quindi al nostro tema, la volta scorsa avevamo visto, riassumo brevemente, attraverso diverse citazioni di Ellen White, che però queste non andiamo a leggere perché le abbiamo viste l'altra volta, abbiamo visto le quattro ragioni per cui siamo incoraggiati a lasciare le città per andare a vivere in campagna. E sono l'indipendenza, le influenze che viviamo, la salute e le catastrofi e confinamenti. E poi abbiamo risposto a qualche domanda. E una di queste, per esempio, era: questo tema si trova realmente nella Bibbia? E avevamo visto che certamente nella Bibbia non c'è un comandamento che ci dica che dobbiamo uscire dalle città. Non c'è un comandamento che dice: andate a vivere in campagna. Però abbiamo visto che questo tema è relazionato con la Bibbia. Nella Bibbia troviamo dei principi che ci incoraggiano ad una vita campestre, una vita contadina, una vita nella natura. Così come abbiamo anche principi che ci incoraggiano a prenderci cura della nostra salute. E uno dei primi principi lo possiamo già trovare alla creazione, anche questo abbiamo visto l'altra volta. L'uomo è stato creato in un ambiente naturale e Dio che cosa gli dà? Un'attività agricola come lavoro. E questo lo fa per la sua felicità e per la sua salute fisica, mentale e spirituale. Immaginate gli animali del circo, gli elefanti, leoni, orsi. Sono nel loro habitat naturale quando sono nella gabbia o devono esibirsi davanti ad una platea. Come si sentono? Noi tante volte viviamo come loro. La città rappresenta questa gabbia, o perlomeno tante cose che ci legano ad essa. Gli animali del circo, per sopravvivere, per mangiare, bere, respirare, per avere anche una vita più tranquilla possibile, fanno tutto ciò che a loro viene comandato. Lo stress e la paura sono le due armi che i padroni usano per ottenere da loro ciò che vogliono. Vengono addestrati per mezzo di fruste e bastoni appuntiti che provocano ferite dolorose e spesso permanenti.
Non è un po' simile anche per noi? Noi siamo spettacolo vivente per quei potenti che non vediamo e non conosciamo, manovrati da coloro da cui dipendiamo. E ci credo che poi siamo depressi, siamo tristi, perché siamo come questi animali, non siamo liberi. Non siamo nell'ambiente in cui Dio ha creato per noi e che vorrebbe che noi vivessimo lì. Rincorriamo una ricompensa come questi animali, una ricompensa condizionata e del momento. Quindi qui abbiamo già un principio alla creazione. Dio ha creato l'uomo in un ambiente naturale ed l'uomo è stato anche creato per svolgere un'attività agricola. Inoltre abbiamo visto che il contatto con la natura è un'influenza pura che ci ispira. Che cosa ci fa pensare? Ci fa pensare a Dio, ci fa pensare alle cose pure, il contatto con la natura, ci fa pensare bene. Noi stiamo bene in spazi molto aperti, perché queste suscitano in noi un senso di libertà. Invece, negli spazi chiusi noi siamo più stretti, in qualche modo ci sentiamo meno liberi. Abbiamo molte più paure e molti pregiudizi, perché anche la nostra mente si chiude. Io me ne sto rendendo conto solamente adesso che sto vivendo ancora purtroppo in città e non vedo l'ora di poter essere fuori, però mi sto rendendo conto del privilegio che ho avuto quando ero piccolina, fino ai 14 anni, quando ancora abitavo nell'orfanotrofio, e dico privilegio di godere della natura, perché il mio orfanotrofio era tra l'altro uno dei pochi in Bielorussia che era proprio, non era recintato, cosa che invece altri orfanotrofi sì, il mio no, ed era proprio in mezzo alla campagna, in mezzo alla natura, c'erano tantissimi spazi aperti, boschi, prati, e io sono anche molto sportiva, passavo giornate intere. Ne ho goduto veramente tanto e finché non sono stata adottata, Dio di nascosto si è preso cura di me. Quando noi siamo nella natura, in mezzo al creato, Dio si prende cura di noi, ha cura del nostro stare bene. Noi purtroppo invece tendiamo a vivere in spazi sempre più piccoli e sempre meno naturali. E quindi è normale che, cioè, questo ovviamente provoca, influenza la nostra mente, quindi il nostro modo di vivere, il nostro stare bene con Dio e anche con gli altri. Stando a contatto con la natura noi comprendiamo e impariamo e comprendiamo gli avvertimenti che sono contenuti all'interno della parola di Dio. Se solo pensiamo alle parabole di Gesù, anche agli argomenti che stiamo vedendo nella scuola del sabato, il giudizio, il ritorno di Gesù, che sono argomenti che riguardano gli ultimi tempi, sono argomenti che sono descritti attraverso delle immagini, delle illustrazioni prese dal mondo agricolo, della natura. Anche noi memorizziamo molto di più e comprendiamo molto di più quando le vediamo le cose, le sperimentiamo, le pratichiamo. Insomma, la natura ci dà tanti benefici. Non abbiamo nemmeno il tempo di elencarle. Però uno tra i benefici sicuramente è che migliora la nostra spiritualità. Vorrei leggere alcune delle citazioni che ho preso dal libro Dalla città al campo. E una si trova a pagina 6 e dice: Dio non voleva che la gente si affollasse nelle città, accalcandosi nelle terrazze e negli appartamenti. In principio Dio pose i nostri primi genitori in mezzo a dei posti meravigliosi, in cui si udivano dei suoni meravigliosi, e anche oggi Lui desidera che ce ne rallegriamo. Più ci avviciniamo all'armonia del piano originale di Dio e più possiamo assicurarci la salute del corpo, della mente e dell'anima. Invece di abitare dove si possono vedere solo le opere dell'uomo, dove la vista e i suoni suggeriscono frequentemente i pensieri malvagi,
dove l'ansietà e la confusione provocano stanchezza ed inquietudine, andate dove potete vedere le opere di Dio. Trovate riposo nello spirito della bellezza, nel silenzio e nella pace della natura. Posate lo sguardo sui campi verdi, i boschetti e le colline. Alzate lo sguardo nel cielo blu, non oscurato dalla polvere cittadina e dal fumo, e respirate l'aria tonificante del cielo. Andate in un posto in cui, lontani dalle distrazioni e dalle gratificazioni della vita cittadina, potete fare compagnia ai vostri figli. Potete insegnare loro a imparare da Dio attraverso le sue opere e potete addestrarli a vivere in modo integro e utile. Non c'è una famiglia su 100 che migliorerà fisicamente, mentalmente o spiritualmente abitando in città. La fede, la speranza, l'amore e la felicità possono ottenersi più facilmente in luoghi isolati in cui vi sono campi, colline e alberi. Portate i vostri figli lontano dalle scene e dai suoni delle città, via dai rumori e frastuono delle auto e delle compagnie, e le loro menti diventeranno più sane. Si scoprirà che è più facile far entrare la verità della parola di Dio nei loro cuori. Vi cito anche velocemente una frase di un poeta ed ecclesiastico spagnolo, Luis de León, non so, magari qualcuno lo conosce. Lui è stato denunciato all'Inquisizione per aver tradotto in lingua spagnola il libro Il Cantico dei Cantici. Fu incarcerato nel 1572, poi fu assolto e scarcerato 4 anni dopo, e riprendendo l'insegnamento diceva: «Qui invidia e bugie mi hanno rinchiuso. Felice è lo stato umile del saggio che si ritira da questo mondo malvagio, con una tavola ed una casa povera, nella campagna deliziosa, con Dio solo, sta in piedi e in solitudine. La sua vita è trascorsa, né invidiato né invidioso». Qual è quindi il piano di Dio per me, per te, per la tua famiglia? L'avevamo visto l'altra volta. Non è quello di avere una vita stressata in città per arrivare a casa, in campagna, e vedere una serie di Netflix seduto sul divano. L'idea è quella di avere una vita più possibile, avere una vita campestre, nella natura, una vita contadina, quindi avere almeno un giardino, avere un pezzo di terra da coltivare, delle piante da curare. Non soltanto quindi quello di stare in mezzo alla natura, ma essere anche attivi in mezzo alla natura. Infatti non si tratta di togliere la persona dalla città, ma di togliere la città dalla persona. Per questa ragione vedono la necessità che le famiglie si trasferiscono fuori dalle città, in luoghi appartati in campagna, dove possono coltivare la terra e raccogliere i frutti prodotti. In questa maniera potranno alleviare i propri figli con abitudini semplici e salutari. Vedo la necessità di affrettarsi al fin di avere tutto pronto in vista della crisi. Un'altra domanda che avevamo visto è: quando è il momento di uscire? E avevamo detto che alcuni credono che non sia ancora il momento di uscire, per 2 motivazioni principalmente. Uno, che dobbiamo aspettare la promulgazione della legge sulla domenica, e la seconda motivazione, dobbiamo vivere nelle città per poterle avvertire. La prima motivazione l'avevamo già vista l'altra volta, e che cosa avevamo visto? Che a seguito della promulgazione della legge sulla domenica, sarà il momento in cui dovremo fuggire, non uscire. C'è una grande differenza tra fuggire e uscire, e abbiamo fatto gli esempi di Abramo e di Lot. Abramo è uscito da Ur dei Caldei, e come fu la sua uscita? Tranquilla, meditata, pianificata. Invece Lot fuggì da Sodoma e fu un'uscita traumatica, addirittura ha perso tutto e ha avuto grossissimi problemi anche dopo, se pensate anche alla sua famiglia. Per quanto riguarda invece la seconda motivazione, che l'altra volta non abbiamo visto, ma che vediamo oggi, riguarda che alcuni pensano che non sia il momento di uscire perché noi dobbiamo vivere nelle città per poterle avvertire. Vediamo che cosa dice Ellen White a riguardo.
e dice che certamente dobbiamo avvertire le città, certamente. Non dobbiamo infatti andare in campagna, isolarci lontani, pensando di salvarci solo noi, no. E questo e spiega anche come farlo, avvertire allo stesso tempo, ma vivere in luoghi più isolati, sicuramente più lontani da quelli che noi oggi viviamo. In diversi libri, ma tra questi, per esempio, lo spiega anche nel libro dell'evangelizzazione che è stato da poco tradotto anche in italiano, se qualcuno volesse leggerlo. Vediamo sempre dal libro della città al campo che cosa appunto Ellen White dice a riguardo. Dobbiamo fare dei piani saggi per avvertire le città e allo stesso tempo vivere in posti dove possiamo proteggere sia i nostri figli che noi stessi dalle influenze corrotte e scoraggianti così diffusi in questi luoghi. Dobbiamo uscire dalle città così come fece Enoch. Dobbiamo lavorare in città, ma non vivere in esse. In uno dei suoi ultimi sermoni, Jefferson aveva parlato dell'importanza del significato dei nomi. E l'attribuzione di questi nomi alle persone, soprattutto nell'antichità, veniva dato per uno scopo. Attraverso i nomi, per esempio, volevano trasmettere un messaggio, o un messaggio per quel tempo, oppure qualcuno voleva ricordare un miracolo che Dio aveva fatto nella sua vita. Io, se un giorno avrò un figlio maschio, mi piacerebbe chiamarlo Enoch, che significa colui che si dedicò. Dedicato, consacrato. Lo chiamerei così mio figlio perché mi piace la vita di questo personaggio, per quello che ha rappresentato, per il tempo in cui ha vissuto e anche quello che rappresenterà per coloro che sopravviveranno prima del ritorno di Cristo. Enoch ha camminato integralmente per 300 anni attendendo il Salvatore, in un periodo storico come quello poco prima del diluvio. Su di lui abbiamo poco nella Bibbia, c'è più nello spirito di profezia e in particolar modo nei patriarchi profeti, se qualcuno volesse approfondire. Enoch era uno dei pochi uomini rimasti integri che ancora conservavano una fede autentica. Per lui l'infinito e misterioso amore di Dio, manifestato attraverso il Cristo, divenne il soggetto di una costante riflessione. Giorno e notte. Egli desiderava intensamente che tutti conoscessero questa verità meravigliosa. Lui non si isolò completamente dal mondo, perché doveva svolgere una missione per il Signore, proprio nella società in cui viveva, ma temendo l'ambiente in cui viveva potesse indebolire il suo rispetto per Dio, cercò di evitare di vivere a contatto con realtà degradate. Egli si impegnava continuamente nel fare conoscere quello che Dio gli rivelava. Pur predicando l'amore di Dio e del Cristo per l'uomo, Dio ha messo nel suo cuore e sulle sue labbra anche delle verità dolorose e penetranti come una spada a due tagli. Anche noi, che viviamo negli ultimi tempi e abbiamo deciso di seguire Dio, dovremo rivolgerci alla nostra società con un messaggio simile a quello di Enoch, anche se l'avvertimento sarà ascoltato con incredulità e ironia, proprio come prima del diluvio. In un mondo pieno di malvagità e votato alla distruzione, Enoch visse con Dio un rapporto così intimo che il Signore non permise alla morte di colpirlo. La sua mente era rivolta a beni che hanno una durata ed un valore eterni ed ha dimostrato agli uomini la possibilità di ubbidire alla legge di Dio. Perfino una società corrotta e dominata dal male possiamo, sotto l'influsso della grazia divina, resistere alla tentazione e diventare persone integre e fedeli. Enoch lo ha dimostrato. La devozione di questo profeta indica il grado di santità che deve essere raggiunto da quanti saranno riscattati al ritorno di Cristo. I 144.000 di cui si parla in Apocalisse 14. Anche oggi, quindi, uno dei motivi più importanti per vivere nei posti rurali è proprio quello missionario. Il nostro obiettivo missionario. E Ellen White dice che anche se ancora non è
chi non è ancora riuscito ad uscire, comunque, anche se lo deve pensare di farlo il prima possibile, che rimanendo in città svolga comunque la sua missione che le è stata affidata. Quindi anche se ancora siamo in città, la missione va svolta. Non è che aspettiamo di uscire per poi svolgere la missione. No, la missione deve essere già svolta, anche se si sta meditando per uscire e poter svolgere meglio la nostra missione. Quindi noi qui abbiamo visto già l'altra volta, e mi fa piacere ripetere, abbiamo due avvertimenti da parte di Ellen White. Uno, che non dobbiamo addormentarci. Il momento di uscire, infatti, e non di fuggire, è non appena ci è possibile. Lei dice, in armonia con la luce che mi fu data, incoraggia la gente a uscire dalle città affollate. Coloro che resteranno inutilmente in città correranno il pericolo di perdere le loro anime. Allo stesso tempo lei avverte però anche che non dobbiamo nemmeno precipitarci. Incoraggia infatti a pianificare serenamente e non agire di impulso. Quindi ci consiglia di fare come ha fatto Abramo, perché l'uscita di Lot, come abbiamo visto, fu un'uscita invece molto dolorosa, e Dio vuole evitarci questo. Coloro che finalmente hanno deciso di uscire, che non lo facciano in maniera affrettata, come risposta a un movimento di agitazione, in maniera imprudente o in modo tale che dopo debbano pentirsi profondamente di essere usciti. Quindi dobbiamo agire con decisione, ma con calma. Vorrei concludere con il testo di Romani 12:2, che dice quanto segue. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Il testo ci dice che per conoscere la volontà di Dio, che è buona, che è gradita, è perfetta, per propria esperienza, quindi noi, ognuno di noi la può vivere, può conoscere per esperienza personale, per conoscere questa verità, questa sua volontà, cosa dobbiamo fare? Abbiamo bisogno di una trasformazione. Che avviene? Come? A partire dalla nostra mente, rinnovandola. Rinnovare cosa significa? Significa sostituire una cosa vecchia con una cosa nuova. Se non decidiamo prima di tutto di mettere Dio al primo posto nella nostra vita, nella nostra mente, le nostre volontà vinceranno sempre su quelle che Dio ha per noi. Non le potremo vedere, non le potremo conoscere. Perché? Perché saranno le nostre volontà saranno più prime nei nostri pensieri, occuperanno per prime la nostra mente. Immaginate per un attimo la nostra mente come se fosse Google. È un po' come avere tante pagine Google aperte tutte insieme, che supponiamo che siano i nostri tesori. La prima non permette di vedere le altre, e l'ultima la vediamo solo dopo aver cancellato quelli che le stanno davanti. Quindi dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Infine, per poter fare questo processo di rinnovamento, Paolo che cosa ci esorta a fare? A non conformarci, a non adeguarci alle usanze e costumi di questo mondo. In un modo o nell'altro, l'ambiente in cui noi siamo ci influenza sempre, lo vogliamo o non lo vogliamo. E quindi perché non ci sforziamo, non ci impegniamo, cerchiamo di vivere e di stare in quei posti laddove sappiamo che possiamo avere dei benefici, benefici spirituali, benefici della nostra salute fisica, mentale, laddove sappiamo che possiamo cambiare, laddove possiamo migliorare. Se noi ci facciamo trovare nel posto giusto, il posto che noi sappiamo che è dove c'è la volontà di Dio, che ce l'ha oppure ce l'ha indicato quel posto, noi possiamo anche reclamare le sue promesse. Noi non possiamo reclamarle laddove
se ci troviamo laddove noi sappiamo che lui non ha voluto che noi fossimo lì. E se anche dovessimo trovarci in un momento di difficoltà, un momento di crisi, un momento difficile, di dubbio anche, allora noi possiamo usare le armi della parola, le armi della parola, della lode e della preghiera per abbattere le fortezze, una città che Satana ha costruito nella nostra mente. Questo cambiamento in noi ci porterà a essere missionari alla gloria del nostro Salvatore Gesù Cristo, che sta per tornare molto presto. Buon proseguimento di sabato.